All'insegna dell'umanitaria, Milano ricostruisce la fisonomia qualitativa di centinaia di uomini. Il ministro Fanfani ha studiato un piano e dato un nome a questa attività, l'ha chiamata qualificazione e riqualificazione professionale e vi ha legato cifre e bilanci. Ma le file degli operai che varcano questa soglia esprimono meglio delle cifre il valore dell'iniziativa. Eccoli qua. Molti di essi arrivano nelle officine scuola con i segni di uno dei nostri malanni peggiori, la disoccupazione. Cominciano a guarire accanto a un tornio e l'istruttore è un poco il loro medico, dà consigli e incoraggia. Un trapano elettrico che frigge. Il ronzio dei saldatori automatici. Il martellare dei forgiatori sulle incudini sono le prime cure di questa malattia. Sulle pietre litografiche, nel ritmo delle macchine piane e delle linotype della stamperia, giovani e vecchi ritrovano il gusto e la fiducia nel lavoro. Un'aula e un insegnante. Le gambe degli alunni sono troppo lunghe per questi banchi fatti per altre misure e per altri scolari. Invece dell'ABC del sillabario, qui si insegna l'ABC di un mestiere. In tutta Italia sono state istituite centinaia di queste scuole. Questa è una scuola per allievi edili nelle vicinanze di Roma, alla Bufalotta. Come tutte le altre, è sotto il controllo del Ministero del Lavoro. Gli allievi imparano a maneggiare la cazzuola, ad alzare un muro maestro, ad impastare la calce secondo le giuste formule. E quando sono maturi si cimentano con le pietre e con i mattoni, con tubature ed argani, case, case per gli sfollati. Ogni tegola è il principio di un sogno e di una speranza. Coloro che avranno superato i corsi con esito favorevole potranno pretendere i titoli di priorità nel collocamento e nell'emigrazione, dice il decreto che regola la qualificazione. Nel 1948 centinaia di milioni sono stati spesi per i corsi. Nel 1949 questa attività sperimentale sarà potenziata al massimo con lo stanziamento di 5 miliardi del fondo lire ERP. Circa 100.000 uomini vi troveranno lavoro. Siamo sempre a Roma, Borgata Casalotti, un cantiere di rimboschimento. Anche per piantare un albero bisogna studiare. Il nostro patrimonio forestale è un grande mutilato di guerra. Qui si sta lavorando con impegno a trasformare terrapieni sabbiosi ed improduttivi in zone che tra qualche anno costituiranno una ricchezza nazionale.
I boschi di domani nascono in queste buche. Sul filo delle vanghe e delle zappe, gli uomini imparano gli intimi legami tra le radici e la terra. Democrazia, si elegge il primo della classe? No, in una sosta di lavoro si elegge la commissione interna, il palmo della mano fa da cabina elettorale e il voto è segretissimo. Un po' prima del crepuscolo, ogni sera, ritorno festoso verso casa. Al Foro Italico è in piena attività un altro cantiere modello di rimboschimento. Le statue appaiono più armoniche, quasi umanizzate. Si sono oramai abituate a queste atletiche gare di buon appetito. Puglia, Castel del Monte. Federico II, l'irrequieto nipote del Barbarossa, scelse questa terra aspra e sassosa forse per chiudere la vita lontano dagli uomini. Ma oggi, a ridosso del suo maniero, non c'è più solitudine. Gli uomini hanno invaso il suo regno. Attaccano la petraia per tirare alla superficie la buona terra da grano, preparano gli scassi per i filari delle viti e per i 70.000 alberi che dovranno ricoprire buona parte del monte. Per il rimboschimento nazionale, il 1949 assorbirà altri 5 miliardi, tratti anche questi dal fondo LIRER. 80.000 disoccupati vi troveranno lavoro. Puglia, terra sitibonda. La sete brucia tutto, uomini e cose, e l'acqua è sempre troppo lontana. Al calare della sera, il suono della buccina interrompe la fatica di questi allievi contadini, rimboschitori e bonificatori. Ecco invece un posto dove l'acqua non manca. Gli allievi della scuola Cuochi e Camerieri di Varenna, sul lago di Como, vanno alle lezioni in barca. I futuri manipolatori di piatti prelibati muovono alla conquista delle cucine, berrettoni e grembiuli candidi e formazioni d'assalto. Per i camerieri, gli insegnanti hanno imbastito questa scena di danza. Non è un ballo, è una prova seria di un'abilità consumata. Cuochi e camerieri hanno con maggiore facilità la via aperta all'emigrazione. Tra qualche anno non è improbabile che possiate incontrare a Parigi, a Londra, a New York o a Buenos Aires qualcuno di questi allievi di Varenna. Parleranno già correttamente il francese, l'inglese o lo spagnolo, ma faranno gli occhi lucidi parlando in italiano di questo lago e della sua eterna bellezza.